Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. Tanta la cronaca, tante le notizie che vi dobbiamo dare ovviamente come sempre in questo spazio dedicato all'informazione da tutto il nord-est. Chiaramente in primo piano c'è sempre l'inchiesta su il terremoto corruzione a Venezia. Ieri anche a Focus con il direttore Luigi Baciale abbiamo mostrato le immagini della dura contestazione al sindaco Luigi Brugnaro, che come aveva promesso si è presentato al taglio del nastro per l'apertura del ponte votivo del Redentore, e le contestazioni hanno di fatto costretto a saltare il cerimoniale, un inedito davvero per il Redentore, per il discorso tradizionale del sindaco davanti alla Chiesa del Redentore. E dunque è stato un momento difficile vissuto da Brugnaro, che fra poco rivedremo. Ma questa mattina, le vediamo in questo momento, è in corso un'altra manifestazione, una manifestazione apolitica, così è stata lanciata, e silenziosa, quindi non rumorosa come quella di ieri, davanti a Ca' Farsetti per contestare però l'operato di Brugnaro. Un Brugnaro attorno al quale si addensano nubi sempre più scure, perché ci sono le carte della Procura che parlano anche di situazioni molto gravi. Allora abbiamo in collegamento il nostro Filippo Fois, che sta seguendo proprio la manifestazione davanti a Ca' Farsetti. Filippo. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. La manifestazione che si sta iniziando a diradare, che però è stata veramente molto partecipata, alle mie spalle è stata una manifestazione silenziosa, diciamo, dopo tante urla, molti cittadini, rappresentanti della società civile, perché noi poco fa abbiamo, tanto vi presento Marco Gasparinetti, capogruppo di Terra e Acqua 2020 in Consiglio Comunale. Noi abbiamo poco fa, proprio un signore ha detto: posso dire una cosa, io non sono di Venezia, sono di Mestre, non sono dei centri sociali, non urlo e sono venuto qui a manifestare. Questo per dire che c'è stata una mobilitazione, diciamo, di gente che abitualmente non partecipa alla manifestazione. C'è un quadro, come dicevi giustamente tu, che si sta continuando ad allargare, cioè l'inchiesta della magistratura continua ad allargarsi, e per esempio il pubblico ministero ha scritto che Brugnaro sapeva di quello che stava accadendo con l'assessore Boraso, che ricordiamo in carcere per corruzione, ma ha garantito silenzio. Anche assessori, dirigenti e amministratori di società agivano in quello che i pubblici ministeri hanno definito un mercimonio della funzione pubblica. E scrive sempre i PM, dobbiamo leggerlo perché sono dei virgolettati, siccome sono cose molto importanti, assessori, altri dirigenti, amministratori o partecipate, figure di spicco, si sono ben guardati dal riprenderlo, dal censurarlo, dal denunciarlo. E ancora scrivono i pubblici ministeri, scusate che raggiungo il passaggio che interessava, parlano di: fin dall'inizio dell'indagine in Comune di Venezia sarebbe emerso un contesto amministrativo improntato a un'illegittimità diffusa, soprattutto nei settori urbanistico, dell'edilizia e delle gare d'appalto. I PM ravvisano una corruzione ambientale con criticità nella struttura amministrativa del Comune, delle partecipate, della città metropolitana o di strutture regionali come la Commissione VAS o l'ARPA. Gasparini, qua ce n'è veramente per tutti i gusti, viene da dire. È gravissimo ed è un quadro ormai probatorio, non possiamo parlare soltanto di indizi, confermato da intercettazioni e prove documentali, che dimostra purtroppo che chi come noi denunciava questo clima aveva probabilmente ragione. Non possiamo neanche dire, e non vogliamo dire, l'avevamo detto, noi l'avevamo scritto. E nel momento in cui ci sono appalti truccati, varianti urbanistiche truccate, delibere contrattate a fronte di pagamento, di dazioni in denaro o anche altre forme, perché a quanto pare sembrerebbe che anche le sponsorizzazioni alla squadra di basket del sindaco potessero entrare in gioco come corrispettivo indiretto rispetto ai trattamenti di favore. Ecco, questo è inaccettabile. Se a scriverlo sono i pubblici ministeri, effettivamente è dovere dell'opposizione in Consiglio Comunale è di reclamare, come stiamo facendo, un Consiglio Comunale straordinario subito, entro i 20 giorni previsti al testo unico degli enti locali, e chiedere, esigere
chiarimenti immediati, perché qui si parla di una corruzione diffusa, non di un singolo episodio. È un sistema di potere che è marcio. Allora, oggi c'è stata una manifestazione silenziosa, ieri invece è stata un po' meno silenziosa, è stata la prima uscita pubblica ieri del sindaco Luigi Brugnaro da quando è stata resa nota l'inchiesta giudiziaria che riguarda l'amministrazione comunale. Ieri c'è stata anche l'apertura del ponte votivo che collega le Zattere alla Giudecca, vediamo com'è andata. Tagliare il nastro e comincerà il percorso con i vigili in alto uniforme che accompagneranno la delegazione. Andiamo. Michele. Andiamo, anche grazie. Nicola, ti restituisco. Applausi, ecco. Applausi e ti restituisco. Vai, vai. Ci senti ancora? Stiamo percorrendo. C'è. Attenzione, scusa, attenzione Nicola, uno ha cercato di forzare il blocco e lo stiamo vedendo, un manifestante ha cercato di sondare il blocco, non è successo nulla, però un piccolo gesto così, un lapsus, lo possiamo chiamare così, fa anche abbastanza caldo, per cui basta poco per perdere la calma, non è successo niente, lo vogliamo ribadire, però una persona, un attivista del centro sociale, ha cercato di infrangere il blocco. Le forze dell'ordine hanno bloccato senza alcun problema, senza usare violenza, senza usare alcuna forza, e hanno trattenuto per evitare che entrasse, probabilmente voleva entrare. E adesso probabilmente si stanno spiegando, non so se verrà identificato. Allora, questo era quanto accaduto ieri all'apertura del ponte votivo. Visto che parliamo di Redentore Gasparini, noi qui abbiamo sentito diversi veneziani che si stavano lamentando di come oramai da qualche anno è diventata questa festa. Addirittura molti hanno detto: noi non ci andiamo più. Sì, confermo. Molti veneziani non ci andranno, perché doversi prenotare nella propria città e anche dover fare un percorso incredibile anche soltanto per tornare a casa è veramente un insulto a chi ci vive e sta degenerando. Noi siamo d'accordo per contingentare i posti barca, questo sì, anche per evitare incidenti, ma per chi vive a Venezia e a piedi vuole recarsi in riva, a nostro modo di vedere la prenotazione obbligatoria è veramente uno schiaffo ulteriore.
Allora, sentiamo anche le voci delle persone che hanno partecipato alla manifestazione di ieri. Noi ringraziamo Marco Gasparini e ti direi che adesso poi la linea può tornare allo studio. Grazie. Vai via! A casa! Via dalla laguna! Dimissioni! Dimissioni! Vergogna! Vergogna! Invece ne dai in consiglio comunale! Vergogna! Signalera! Pagliaccio! Signalera presto! Sei una persona indagata, punto. Quindi non deve rimanere in consiglio comunale? No, deve andare via. Io e tutta quanta è a ganga, a banda Bassotti. È un'amministrazione che ci ha deluso tantissimo e ha rovinato la città e per di più hanno anche rubato, nel vero senso della parola. In gabbia! A casa! Vergogna! Sono d'accordo, deve dimettersi Brugnaro, perché non può andare avanti così. Siamo arrivati a un punto tale che ormai le dimissioni sono una cosa più che ovvia. È un redentore amaro questo problema. È bruttissimo, un redentore bruttissimo. No, sul punto di qua, cioè, squadra antisommossa per dei veneziani, dei cittadini. Se le sembra una cosa per proteggere chi? È una scelta corretta e politicamente giusta quella di rimettersi al volere dei cittadini. Le dimissioni sono, come dire, il sale della democrazia. Noi vogliamo che il sindaco si dimetta anche perché c'è un conflitto di interessi comunque tra quella, la sua figura da imprenditore e la figura da sindaco, che secondo noi non cozzano più insieme. Secondo noi sta vendendo la città e sta cercando di fare più il suo interesse che l'interesse dei cittadini, quindi stiamo chiedendo che torna a casa e che non sia più il nostro sindaco, che dia le dimissioni. Io concordo con lui, esattamente tutto quello che ha detto concordo. Deve dimettersi, meglio un commissario a questo punto. Sì, lui deve dimettersi. La maggior parte dei veneziani si sente trascurata, anche nelle ultime elezioni abbiamo visto comunque che quelli che hanno eletto questo sindaco non sono più quelli che vivono fuori da Venezia che nel centro storico non è mai stato così voluto, diciamo, dal centro storico di Venezia. Per questo veramente chiediamo le dimissioni del sindaco. A casa, dimettiti! Allora, questo è il clima, mentre questa sera va in scena la notte famosissima, la notte dei fuochi del Redentore. Abbiamo visto il Patriarca accanto a Brugnaro, visibilmente anche imbarazzato da una situazione e dispiaciuto, come ci conferma il nostro Lorenzo Maier in collegamento in diretta da Venezia. Lorenzo, allora, un Redentore amaro l'hanno chiamato i presenti. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori. Ma un redentore sicuramente ieri, per quanto riguarda la giornata di ieri, è stato fortemente condizionato e il rituale solito dalle contestazioni. Oggi comunque, insomma, la città penso che vivrà al meglio la festa. Peraltro ci sono stati redentori anche molto più complicati e amari di questo, ricordiamo purtroppo lo scorso anno per esempio che nella notte del Redentore ci fu un incidente in Balchino in cui perse la vita un ragazzo, e quindi approfittiamo anche di chi ci sta seguendo, che ci sarà a Venezia questa sera, per invitare, e questo ci hanno chiesto proprio le forze dell'ordine, a venire a Venezia a godersi lo spettacolo in barca, ma invitare alla massima prudenza in laguna, sia in arrivo che poi al ritorno, perché sappiamo che spesso poi è il ritorno quando c'è
già c'è l'oscurità che può essere difficile, quindi invitiamo tutti a partecipare allo spettacolo, chi verrà, ad operare sempre la massima prudenza e buon senso perché possa essere un redentore tranquillo. Abbiamo sentito un po' lo staff del Patriarca Francesco, ti posso dire già una cosa importante che non avevamo potuto verificare ieri, ovvero sia ieri sera è stato il Patriarca a decidere di non parlare. Sicuramente il Patriarca Francesco si è accorto del clima che c'era, con direi anche saggezza, per evitare anche alle persone di presenti che fosse ulteriormente oggetto di imbarazzo, che ci fosse un guasto dell'atmosfera che doveva essere come la festa veneziana. Il Patriarca ha detto: guardate, io non ci sono le condizioni per parlare, per rivolgere un saluto, meglio andare all'interno di una preghiera, fare un momento di riflessione intima. E questa scelta del Patriarca è stata, diciamo, di conseguenza appoggiata, pagata e condivisa dal sindaco, quindi un Patriarca che ancora una volta si conferma di grande sensibilità per vedere quello che succede e che ha indicato così una via da affrontare. Poi possiamo dirti, Nicola, che questa sera, con ogni probabilità, anche se poi la decisione può cambiare all'ultimo momento, il sindaco Luigi Brugnaro non sarà presente alla cena di Palazzo Ducale, dove interverrà invece un po' tutte le realtà istituzionali e imprenditoriali di Venezia, per sua scelta non ci sarà, e domani il sindaco non sarà presente nemmeno alle 19 al pontificale del Redentore presieduto dal Patriarca. Quello di non essere presente al pontificale del Patriarca in realtà è una scelta che parte da prima degli ultimi sviluppi, che è stata anche ripercorsa, è stata la stessa degli ultimi anni. Ci sarà in rappresentanza del sindaco anche nessuno della giunta, ma con la fascia, diciamo, ci sarà il consigliere comunale Aldo Reato. Quindi questi sono gli aggiornamenti, diciamo, che possiamo dirvi un po' dell'ultimo ora. E i fuochi di questa sera 23:30 ripercorranno un po', saranno un omaggio ai milioni di Marco Polo. Ricordiamo che a Marco Polo è stata dedicata anche l'ultima edizione del Carnevale di Venezia, quindi un po' la grande presenza di quest'anno, e sarà uno spettacolo in sicurezza con circa 40-45 minuti che illuminerà la laguna. C'è ancora posto sia per le barche sia per assistere allo spettacolo dalle rive, e sarà uno spettacolo in assoluta sicurezza. E questa mattina, mentre vi stiamo parlando, sta svolgendo insieme a Vera il sopralluogo di tutta la commissione dell'area pubblica sicurezza, che è sulle Chiatte, proprio per verificare le postazioni da dove partiranno poi i botti dei fuochi d'artificio. Non so se tu abbia domande. No, grazie Lucio. Lorenzo, sei stato molto molto chiaro. Dunque, insomma, la notte del Redentore è tutto pronto, e ci hai anche spiegato come è stato il Patriarca poi a decidere ieri, il Patriarca di Venezia, a decidere ieri per questo cambio di programma inedito, vista la situazione. Grazie Lorenzo Maier. Questo per quanto riguarda la vicenda dell'inchiesta tangenti, dell'inchiesta corruzione a Venezia. Ci ha spiegato bene Filippo Fois, e poi questa sera lo ricorderemo nei nostri servizi, le carte della Procura e tutte le nubi che si addensano attorno non solo al Comune di Venezia ma anche al sindaco Luigi Brugnaro. Molta cronaca, fra poco parleremo di un caso incredibile avvenuto a Padova, ci collegheremo con Chiara Gaiani per parlare di un 75enne denunciato per aver sparato, pensate, a un gruppo di giovani che festeggiavano una laurea a Padova. La causa, gli schiamazzi, e questo 75enne ha sparato contro i ragazzi e ha rischiato davvero di ucciderli, è stato denunciato. Prima però le tante tragedie della strada nella Marca, una in particolare ha segnato questi giorni, cioè il 50enne Massimo Feletto, che è stato travolto e ucciso da una pirata della strada, che è ancora
in libertà. Il nostro Lucio Zanato ha seguito questa mattina i funerali di Massimo Feletto. Buongiorno Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, ho seguito i funerali e la notizia è che anche il vescovo Corrado Pizziolo, che ha presieduto la celebrazione, ha lanciato l'appello al pirata della strada di consegnarsi per chiudere questa vicenda, almeno per quanto riguarda la giustizia, perché anche, dice appunto, esiste una giustizia divina. Questo è il messaggio del vescovo Corrado Pizziolo all'interno di una celebrazione che ha visto oltre 400 persone presenti. Vedete alle mie spalle la chiesa di Tempio di Ormelle, che ha ospitato proprio i funerali di Massimo Feletto. Devo dirti, grande partecipazione di questa comunità di Ormelle, comunità di Tempio, ma anche comunità di Casa Vittoria, quella struttura che fa da cooperativa sociale, dove proprio Massimo lavorava sia all'interno degli orti per quanto riguarda la produzione agricola, ma anche per quanto riguarda l'accoglienza, perché questo è un ristorante, Casa Vittoria, davvero particolare, gestito completamente da persone down. Non a caso all'interno c'è l'Associazione Italiana Persone Down IPD. E i suoi compagni di ogni giorno erano qui presenti per ricordarlo, per ricordare, come ha detto il Vescovo nella sua omelia, questo sentimento mite, questa volontà di abbracciare tutti, questo piacere della vita che lui ha affrontato, diciamo, nonostante appunto il passaggio, nonostante questa sua presenza, diciamo, un po' speciale. Una presenza speciale che è stata ricordata anche dalla sorella, che ha letto una lettera davvero struggente, ricordando anche la mamma deceduta poco tempo fa. Insomma, una cerimonia sentita, sentitissima, ma anche un appello importante affinché la questione giudiziaria si chiuda. Sappiamo che i carabinieri hanno identificato l'auto, però non si capisce ancora chi era realmente la guida quel 14 luglio, quando appunto Massimo è stato investito mortalmente. Un ricordo anche da parte del vescovo per la badante, ancora diciamo, fase di recupero dall'investimento che le ha procurato lesioni importanti. E insomma, tutto questo per un momento sì di saluto, terminato con gli applausi e con i palloncini lanciati al cielo, ma anche un momento di riflessione per una giustizia che ha bisogno di chiudere il suo cerchio. E da Tempio di Ormelle è tutto, a te la linea. Zanato, intanto c'è stato un grave incidente, siamo nel Padovano all'alba sulla strada regionale 104 Monselice Mare. Alle 6.30 un'auto ha travolto un ciclista, nonostante gli immediati soccorsi da parte del conducente del veicolo, per un cittadino marocchino di 24 anni in Italia senza fissa dimora non c'è stato nulla da fare. I sanitari del SUEM 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro, come si dice in questi casi, che constatarne il decesso. Al vaglio dei carabinieri di Galzignano Terme la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato proprio lo sfortunato ciclista ad attraversare la strada. Sul posto si sono formate lunghe code. Quindi un incidente mortale lungo la Monselice Mare nel Padovano. Restando nel Padovano, ve lo dicevo prima, ve lo anticipavamo prima, questa vicenda davvero incredibile avvenuta a Padova, con un 75enne che, disturbato a quanto pare dagli schiamazzi, ha sparato contro un gruppo di giovani che stavano festeggiando una laurea, è stato identificato e denunciato. Chiara, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Lo dicevi bene, poteva trasformarsi in una tragedia quello che è accaduto poco dopo la mezzanotte di venerdì. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo in via dei Savonarola, dove è accaduto. Un giovane stava festeggiando la sua laurea in economia con un gruppo di amici, era sul terrazzino del balcone del suo appartamento, circa, insomma, una ventina di persone, pensate, leggevano il papiro. Tra l'altro, a margine vi dico che a Padova in questi giorni ci sono davvero tantissime lauree, stavano ovviamente ridacchiando, commentando le varie scritte, quando prima hanno visto un bagliore, poi hanno visto che gocciolava del sangue dalle braccia, dalla testa, che anche il papiro era stato colpito, e si sono resi conto di quanto era accaduto, cioè sono stati raggiunti da un colpo sparato da
un fucile da caccia. Il panico ovviamente c'è stato, sono scesi in strada anche i vicini, attirati da quello sparo, da quel rumore, hanno cercato di capire che cosa fosse accaduto. È stato chiamato subito il 112, i carabinieri hanno capito immediatamente che il colpo era stato esploso da un condominio vicino, in realtà proprio da una laterale di via dei Savonarola, da via dei Cristofori. Hanno fatto un check tra tutti i detentori di armi in casa e hanno individuato l'autore dello sparo, un 75enne, come dicevi tu, che infastidito dagli schiamazzi, dal rumore di ragazzi, anche se per esempio i vicini di casa non avevano chiamato i carabinieri, anziché comporre il 112, ha pensato in noi di farsi giustizia da solo, esplodendo per fortuna un solo colpo. Poi il colpo di fucile da caccia si divide in tanti pallini che hanno raggiunto alcuni dei ragazzi, in tre sono rimasti feriti, uno è stato colpito vicino all'orecchio, altri al braccio, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso con ferite giudicate guaribili tra i 6 e i 10 giorni. Per questo 75enne i carabinieri hanno collezionato una serie di denunce che vanno dalla detenzione abusiva di armi, perché queste cartucce non potevano essere detenute, accensione ed esplosioni pericolose, lesioni personali o messa a custodia di armi e di munizioni. Per fortuna non è successo niente di grave, perché il colpo è stato sparato da abbastanza lontano, cioè circa da una quarantina di metri. Ovviamente le cose vanno avanti, perché i ragazzi, giustamente gli studenti universitari, hanno sporto denuncia. Noi continueremo a seguire questa vicenda. Direi che per ora da Padova è tutto, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto. Grazie a Chiara Gaiani. Prima di andare a Gallio, il giallo delle ossa trovate nel sottotetto della canonica, restiamo nel Padovano, c'è una notizia dell'ultima ora, l'abbiamo raccontato in questi giorni, le ricerche della 73enne di Loreggia, che era scomparsa in Sardegna, e purtroppo è stata ritrovata priva di vita Carla Bastarolo Visentin, la donna di 73 anni, originaria di Loreggia, scomparsa da domenica sera a Stintino da un residence turistico nella zona di Calalupo, nel nord della Sardegna. Il cadavere è stato rinvenuto in un anfratto tra gli scogli grazie a un drone utilizzato dai carabinieri. Da giorni le forze dell'ordine e la protezione civile, anche con l'ausilio di motovedette e sommozzatori, erano impegnati nelle ricerche dell'anziana, da ieri estese anche alla zona di Capo Falcone e alla costa ovest, e purtroppo è stato trovato il corpo di questa 73enne di Loreggia nel Padovano. E poi dicevamo, c'è il giallo di Gallio, scusate il gioco di parole, ma è un giallo davvero stoccareddo, quelle ossa ritrovate nel sottotetto della canonica, che apparterrebbero a una donna tra i 30 e i 40 anni e sarebbero state nascoste in quel punto, pensate, almeno 50 anni fa. Si tinge di giallo la questione delle ossa ritrovate nella soffitta della canonica di Stoccareddo di Gallio, ossa che, differentemente da quello che si pensava inizialmente, dopo la scoperta fatta per un caso nell'aprile del 2023, non appartengono a un soldato caduto in guerra, ma a una donna sui 50 anni d'età, presumibilmente morta tra la fine degli anni 60 e i primi dei 70. Di lei non si conosce altro, un mistero. La scoperta dello scheletro era stata segnalata immediatamente alle forze dell'ordine dal parroco Don Federico Zago, e in quell'occasione era stato aperto un fascicolo ipotizzando il reato di occultamento di cadavere. Le ossa erano quindi state portate all'Istituto di Anatomia Patologica di Vicenza, dove sono emersi gli ultimi dettagli inquietanti che appunto accertano il fatto che si tratti di una donna. Sulla vicenda oggi la sindaca di Gallio, Marinella Sambugaro, interpellata telefonicamente dalla nostra redazione, preferisce mantenere uno stretto riserbo fino a che il quadro non sarà più chiaro, perché c'è da risalire innanzitutto all'identità di questa donna. Cosa ci facevano le sue ossa poi nascoste in una soffitta? Soprattutto come e in che circostanze è morta? Si parla di un decesso naturale? Si tratta di una vittima di violenza? E nel caso nessuno ne avrebbe denunciato la scomparsa? Qui davvero si spalanca una voragine di interrogativi su cui gli inquirenti stanno lavorando. E forse i reati contestati a oggi contro ignoti potrebbero essere molto più gravi del semplice, si fa per dire, occultamento di cadavere.
Resta dunque il giallo di Stoccareddo, non è invece un giallo la terribile vicenda che riguarda Marcon e Mogliano Veneto. Parliamo della piccola Agnese, la bimba di un anno e mezzo morta per il caldo terribile in un abitacolo trasformato in un forno, l'abitacolo dell'auto dove il papà purtroppo l'ha dimenticata per ore. Di queste ore abbiamo raccontato ieri la novità dell'indagine per cui il papà della bimba è indagato per omicidio colposo. L'autopsia sul corpicino verrà effettuata il 23 luglio. L'iscrizione al registro degli indagati è un atto dovuto, spiega il legale dell'uomo Giorgio Pietramala. In queste ore drammatiche, ha detto l'avvocato, il padre non riesce nemmeno a parlare, quindi non siamo entrati nel merito di quanto è successo. Lo incontreremo nuovamente a inizio settimana. Sappiamo che la macchina è stata sequestrata, gli accertamenti sono in corso le indagini sul seggiolino, se c'era il dispositivo salvavita che è obbligatorio per legge per i bimbi sotto i 4 anni dal 2020. Intanto la mamma di Agnese ha voluto parlare alla sorellina dicendole: tua sorella è salita in cielo, e ha raccontato al parroco di Zerman che doveva trovare il coraggio di dirlo alla sorella per guardare avanti. Sentita. Per l'altra bambina gliel'hanno detto che la sorellina è volata al cielo, e la mamma diceva: voglio che la bambina continui la sua vita normale. Per questo mamma Gloria ha portato oggi la sua primogenita all'asilo, nonostante la tragedia che con il marito Sirio Chinellato ieri l'ha colpita al cuore. Perché non c'è altro aggettivo per una bambina di un anno e mezzo uccisa dal caldo oppressivo all'interno di un'auto lasciata sotto al sole dal papà, colpito da un vuoto di memoria che gli ha completamente cancellato l'appuntamento con la consegna della piccola all'asilo prima di recarsi al lavoro. E oggi alla Lodes di Marcon non c'era nessuno, anche se l'azienda esprime vicinanza con il dipendente colpito da questa doppia tragedia. Doppia perché oltre alla morte della figlia c'è la consapevolezza di esserne stato la causa. Per questo ieri Sirio e mamma Gloria, dopo la dimissione dall'ospedale, hanno voluto incontrare il parroco. Ci siamo abbracciati, niente altro, perché credo che la cosa migliore, io invito anche tutti quanti a entrare in un rispettoso silenzio. Parole che riecheggiano nell'abitazione di via Veronese, dove la famiglia Chinellato, originaria di Salzano, vive da 5 anni e che danno la misura della tensione causata anche dall'ondata di insulti arrivati via social a papà Sirio. Leoni da Tastiera, ai quali Don Paolo risponde con una riflessione. Soprattutto che non succeda loro di vivere esperienze del genere, perché sarebbe pesante, molto pesante. Ma contemporaneamente sono invece tanti i messaggi di solidarietà che arrivano in municipio al sindaco Bortolato. Questo è un cittadino, cari tutti, desidero fortemente che questa mia mail arrivasse ai genitori di questa bimba volata in cielo perché è lasciata per ore al caldo in macchina. Desidero immensamente portare il loro infinito abbraccio e amorevolezza. Non vorrei qui trattare di regole sui seggiolini, antiabbandono, ma solo parlare di vicinanza a questi due genitori straziati da un dolore troppo grande. Vorrei che sentissero che da stasera li vorremmo affidare al cielo, che preghiamo perché trovino attorno a loro persone care che li possono almeno un po' consolare, persone che portino a loro l'abbraccio misericordioso di una comprensione nuova che sa tutta di cielo. Restiamo nella Marca. Ieri davvero si è rischiato un dramma quando un furgone ha preso fuoco in corsa. I due occupanti, presi dal panico, si sono fermati nel primo posto dove potevano fermarsi. Purtroppo era un'area di servizio, un distributore, quindi con il pericolo che tutto potesse esplodere. Fortunatamente così non è stato, ma si è rischiato grosso. Attimi di concitazione nella mattinata al distributore Vega lungo la Noalese a Quinto di Treviso. Una colonna di fumo in direzione Scorzea ha allertato i cittadini la paura che le fiamme potessero coinvolgere anche il distributore. Un automezzo in fiamme all'interno del distributore è un potenziale grosso pericolo. Il posto libero più vicino che hanno trovato
L'hanno piazzata davanti a un autolavaggio, però ripeto, c'era anche un'autostazione GPL, c'era il distributore che dove insomma, il pericolo di esplosione è elevato. Ecco. L'incendio è divampato probabilmente dal motore della cella frigo del furgoncino. Fiamme che se in un primo momento avevano interessato solo l'impianto di aereazione della cella si sono poi propagate velocemente al motore e all'abitacolo. L'istinto di fermarsi vicino a un autolavaggio di un distributore nonostante l'altissimo rischio di esplosione. Tragedia sfiorata dunque e in paese si tira un sospiro di sollievo. Tutto si è risolto nel bene, grazie anche all'intervento dei Vigili del Fuoco, molto serio da arrivare. Ha creato un po' di confusione, di stop al traffico normale da Nolese, che è un'arteria direi molto trafficata, passano circa 10.000 mezzi al giorno, quindi è andata bene così, dai. Vigili del Fuoco arrivati tempestivamente da Treviso per domare le fiamme prima che si propagassero anche alle auto della concessionaria vicina. La camionetta posizionata come scudo per evitare il peggio. Sul posto anche i carabinieri, polizia locale per le indagini e i rilevamenti del caso. Accorsa anche un'ambulanza per medicare i due lavoratori rimasti lievemente intossicati dal fumo inalato. Fortunatamente nessun ferito. Per precauzione il tratto di Noalese è rimasto chiuso fino allo spegnimento dell'incendio. È un ringraziamento va sicuramente alle forze dell'ordine e anche ai Vigili del Fuoco che sono arrivati molto tempestivamente, quindi hanno riportato alla normalità velocemente il sito, ecco, quindi è andata bene così. Decisamente è andata bene così. Parliamo di sicurezza adesso e torniamo a Padova. Un arresto, 3 fogli di via e 2 DASPO, il risultato dei nuovi controlli della polizia in via Tommaseo. Aveva le dosi di eroina nascoste in bocca. Il nigeriano di 27 anni, arrestato dagli agenti della squadra mobile di Padova nei pressi della rotatoria di via Tommaseo. Un volto noto con una lunga serie di condanne alle spalle. Qui prosegue l'attività di controllo. Nel pomeriggio di giovedì sono state identificate 27 persone. Per 3, tutti i cittadini nigeriani, è scattato il foglio di via dalla città di Padova emesso dal questore. Per altri 2 stranieri, un nigeriano di 26 anni e un ivoriano di 23, firmato il provvedimento di DASPO urbano dall'area della stazione ferroviaria, compresa via Tommaseo, per 3 anni. E poi la piaga dei furti, una piaga che non conosce confini in tutte le province, particolarmente colpita in questo periodo la Marca trevigiana. Il racconto di Francesca Bozza nel prossimo servizio parla di Candelù di Maserada. Io vivo con l'ansia adesso, cioè quello che a me fa arrabbiare è che non puoi più vivere a casa tua. Paura, rabbia, angoscia, le sensazioni che si respirano in via Cesare Battisti a Candelù di Maserada, dove ieri in pieno giorno, intorno alle 11.30, 3, forse 4 ladri incappucciati sono entrati in un'abitazione. A raccontare quei minuti una vicina. Hanno parcheggiato qui a fianco, sono entrati dalla vicina, probabilmente sono stati disturbati perché poi è arrivato mio suocero, perché la macchina era parcheggiata lì e loro entrano di qua per entrare in casa. Il mio vicino li ha visto praticamente, loro, la macchina è partita, si è girata a casa sua, li ha avvisati che erano arrivati, ha visto 3 ragazzi uscire incappucciati e sono scappati. I ladri sono entrati dalla porta d'ingresso dopo averla forzata, hanno chiuso il cagnolino della proprietaria nel vano caldaia, probabilmente dopo averlo narcotizzato. Sono saliti al primo piano, hanno aperto qualche cassetto, poi, forse disturbati, sono ritornati al piano terra. Con grande tranquillità si sono aperti il cancelletto pedonale, sono usciti risalendo in auto e allontanandosi. Alcuni testimoni sono riusciti a fornire una descrizione ai carabinieri. Corporatura diceva il ragazzo su una 30 d'anni, è una Ford Focus blu scuro, cerchio in lega con l'iniziale della targa è una A. Questo è quello che è stato segnalato anche ai carabinieri. Ad angosciare i residenti il fatto che i ladri si siano mossi in pieno giorno in una zona con molte abitazioni. Questi in pieno giorno, c'era il signore qui che dava il veleno alle viti, non si sono fatti nessun tipo di scrupolo. E quello che a me ha fatto paura, incappucciati alle 11:30 di mattina. Cioè, dove andiamo a finire? Chi vive in via Cesare Battisti oggi si dice angosciato e preoccupato soprattutto per i propri figli. Io ho 3 bambini, cioè io ho l'ansia, io chiudo tutto, ma io non posso più fidarmi neanche di lasciarli 2 minuti a casa da soli loro. Magari dico aspettatemi qua, chiudo tutto, vado a prendere il pane, non mi fido più, ma non dormiamo più di notte, non è vita questa, non è vita, ti fai... Cioè,
il sentimento che hai è di rabbia, perché non puoi vivere sereno a casa tua, cioè uno ha paura di vivere anche a casa sua. È davvero così. Adesso una piccola pausa pubblicitaria, poi nuovamente con la cronaca torneremo a parlare di sicurezza nelle case, non solo a Vicenza, ma subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta con Focus TG. Allora, torniamo a parlare di sicurezza e di furti in abitazione, l'escalation di furti in abitazione nelle attività commerciali anche a Due Ville, siamo nel Vicentino. Un bilancio che parla di un aumento del 30% nei primi sei mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Allora, ieri in seno al Comitato Ordine e Sicurezza che si è svolto proprio in municipio è emersa la volontà di potenziare i controlli sul territorio. Appartamenti ed esercizi commerciali nel mirino dei ladri a Due Ville. Escalation di furti che nel primo semestre 2024 ha fatto registrare sul territorio già una trentina di episodi. Raffrontando i dati tra il primo semestre 2023 e il primo semestre 2024, ecco, si registra, non dico il doppio dei reati, ecco, però ecco, un sensibile aumento dei reati. Furti in abitazione, prevalentemente furti in abitazione, ma c'è anche un leggero aumento per i furti in esercenti presso esercizi commerciali. Un allarme per la sicurezza dei cittadini lanciato dal neoeletto sindaco Giuliano Stivan e colto in seno al Comitato Ordine e Sicurezza, convocato dal prefetto di Vicenza proprio in municipio a Due Ville. Vertici delle forze dell'ordine provinciali riuniti per delineare le strategie operative da mettere in campo per incrementare i livelli di sicurezza percepita e partecipata sul territorio. Alla luce della preoccupazione espressa dal primo cittadino in merito all'incremento dei furti in abitazione, ma anche in vista degli eventi ricreativi che si terranno prossimamente a Due Ville. Per questo è stato predisposto il potenziamento dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, anche con la previsione di operazioni ad alto impatto. I servizi straordinari di controllo del territorio li faremo su una duplice direttiva, una mirata al reati contro il patrimonio e quindi a infrenare quegli atti vandalici posti in essere da giovani generazioni, quindi con l'utilizzo delle unità cinofile della Guardia di Finanza, con le associazioni sul territorio, l'associazione Carabinieri in congedo, miriamo ecco, a svolgere un'attività sui parchi pubblici, con i controlli straordinari sul territorio, e quindi stiamo verificando anche di pianificare un'operazione ad alto impatto, quindi proprio per sull'altra direttrice, proprio per finalizzata a adottare una strategia un po' più efficace per infrenare i furti in abitazione. E l'amministrazione pensa al potenziamento della videosorveglianza, l'adesione del protocollo Mille Occhi per la vigilanza privata. Escalation di furti a Due Ville che ha richiesto il confronto tra le istituzioni per l'adozione di diverse misure per la sicurezza dei cittadini, a partire dal potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio, da modernizzare anche con tecnologia di lettura targhe per il controllo stradale, ma non solo. Il sindaco ha manifestato la disponibilità ad aderire al protocollo Mille Occhi sulle città, progetto in materia di sicurezza urbana e integrata finalizzato a potenziare i compiti di osservazione delle guardie giurate nell'ambito di una sinergia informativa con le forze di polizia. L'installazione e l'ampliamento del sistema di videosorveglianza, una convenzione con una ditta privata che proporrà l'installazione di antifurti a prezzi agevolati con la presenza di forza di vigilanza armata in caso di effrazione. Giro di vite anche nei parchi, perché ultimamente tra le problematiche riscontrate a Due Ville compare anche quella relativa agli atti di vandalismo. Il controllo del vicinato, che ormai è uno strumento adottato in molte altre comunità e che funziona benissimo, e l'ultimo è quella di fare una convenzione con l'associazione Carabinieri in congedo, che praticamente nelle ore serali farà attività di osservazione nei parchi e dove effettivamente c'è bisogno di attenzione. A Bassano del Grappa adesso, dove lo sgombero di alcuni nomadi da un parcheggio, l'abbiamo raccontato tante volte, ha già avuto effetti sulle presenze turistiche dell'area di sosta, ma anche sulla zona scelta
per il loro trasloco. Sentiamo Mirko Cavallin. Ci troviamo nel Parc Gerosa in Viale De Gasperi, a 5 minuti a piedi dal centro storico di Bassano, un parcheggio che è gratuito per le automobili e a prezzi molto convenienti per quanto riguarda i camper. Sono una ventina gli stalli disponibili per i camper, è un'area attrezzata con prese elettriche, scarichi per i reflui, l'acqua a disposizione al costo di una decina di euro al giorno, appunto, per i camper. Dopo che nei giorni scorsi sono stati sgomberati dalla polizia locale, dal comune di Bassano del Grappa, alcuni nomadi che di questo parcheggio avevano fatto di fatto la loro residenza, i turisti sono tornati. La voce è girata velocemente in tutta Italia, ma anche in Europa, sulle community online specializzate, e già questa mattina, sabato, tre camper sono parcheggiati, sono due con targa italiana, uno con targa tedesca, segno che questa vicinanza al centro di Bassano è molto apprezzata da chi si muove in camper per fare turismo ed essere comodo nella visita di una città come Bassano. Lo spostamento dei nomadi ha creato qualche tensione in quartiere Pre, dove le persone qui presenti sono state temporaneamente trasferite in attesa, così ha detto il comune, il sindaco Nicola Finco, di trovare una soluzione migliore. Di fatto, dal punto di vista turistico e quindi anche economico, l'opportunità offerta da questa area di sosta è importante, il fatto che sia tornata pienamente a disposizione dei turisti. Un'estate dunque che riparte a Bassano nel segno dell'ottimismo anche con la presenza di chi si muove con questi mezzi. Mirko Cavallin ha parlato di turismo. C'è un nemico particolare degli alberghi, un truffatore seriale degli alberghi, lo scroccone seriale, che ha residenza nel Padovano e che è già stato protagonista anche di alcune inchieste in TV ed è stato pizzicato nuovamente mentre tentava di fuggire da una struttura di lusso a Como, dopo averci passato qualche giornata, ovviamente senza pagare. Il lupo perde il pelo ma non il vizio, calza a pennello con l'arcinoto proverbio. La storia di quest'uomo di origini napoletane residente nell'Alta Padovana, truffatore seriale di alberghi di lusso, come ammesso da lui stesso ai microfoni di una nota trasmissione della RAI. Il servizio risale ad aprile, quando le truffe seriali erano state bloccate grazie alle riprese interne registrate in un albergo della provincia di Bolzano, dove il truffatore aveva trascorso ben 9 notti a UFO. Dopo aver truffato centinaia di alberghi di lusso e aver collezionato nella provincia di Bolzano 32 fogli di via da altrettanti comuni, alcuni mesi di pausa per Fabrizio Russo, che nel vizietto sembra esserci ricascato con un soggiorno lampo in un hotel di lusso di Como, dove ha passato una singola notte. Alla richiesta dei documenti, l'uomo, presentatosi come rappresentante di un marchio sportivo di abbigliamento, ha accampato scuse riuscendo ad essere ospitato. Era pronto ad andarsene l'indomani quando è stato riconosciuto dal direttore dell'hotel, che ha subito chiamato la polizia. Il truffatore seriale, che ha provato a risolvere la questione con un bonifico istantaneo, operazione negata, ha rimediato una nuova denuncia per sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta e un foglio di via di 3 anni. Un'altra piaga, non solo quella dei furti, l'abbiamo parlato prima, è quella degli attacchi, delle predazioni dei lupi ai capi di bestiame. A Monte Toraro, nella zona di Arsiero, quindi siamo tornati nel Vicentino, alcune vitelle in fuga dai lupi sono precipitate in un dirupo. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Antico proverbio che trova corrispondenza anche con la cronaca e l'attualità. I lupi continuano infatti a imperversare sull'altopiano e non solo. Ad Arsiero, a Monte Toraro, 90 vitelle sono fuggite terrorizzate dai lupi. Due purtroppo sono precipitate in un dirupo. Sono le ultime vittime dei branchi che si aggirano anche nel Vicentino e che dall'inizio dell'anno si sono lasciati alle spalle una settantina di animali dilaniati.
A Malgamazza Inferiori, sull'altopiano di Asiago, i lupi sono tornati a predare. Vittima una manza di 17 mesi, uccisa dove già 2 anni fa erano state sbranate altre 2 vacche. Pochi giorni prima, la stessa sorte era toccata in località Bertigo a un'altra mucca e subito dopo a una bestia di Malga Verde. La seconda predazione nel giro di pochi giorni per i malgari della Valle Staro, tanto da indurli a lasciare prima del tempo l'alpeggio. Purtroppo l'estate è ancora lunga, ma nell'ultimo mese c'è stata un'ecatombe di animali predati dai lupi, con oltre una ventina di bestie in altura che da giugno a oggi non hanno avuto scampo. I numeri sarebbero allarmanti: nel Vicentino ci sarebbero 80 lupi suddivisi in 7 branchi, con attacchi nella prima parte del 2024 che sono già il doppio di quelli dello stesso periodo dell'anno scorso. Una situazione che rischia di portare all'abbandono degli alpeggi, con conseguenze anche sul turismo e sulla vita dei paesi della montagna vicentina. L'ultima pausa pubblicitaria, poi di nuovo in diretta con Focus TG. Ultima parte di Focus TG, la politica regionale. Martedì sarà a Bruxelles dopo l'elezione al Parlamento europeo. Parliamo di Elena Donazzan, che ha ieri salutato ufficialmente Palazzo Balbi e il suo ruolo da assessore all'istruzione e al lavoro e alle politiche del lavoro. Allora sentiamo le sue parole. Elena Donazzan dice addio alla Regione del Veneto come assessore dopo 19 anni per andare a Bruxelles a ricoprire il ruolo di parlamentare europea con importanti mansioni. Io dovrei essere destinata alla vicepresidenza della Commissione Industria e quindi è un ruolo importante che il mio partito mi ha affidato perché sono la responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi di Fratelli d'Italia. Martedì 23 luglio l'insediamento ufficiale con volo il giorno prima, lunedì destinazione appunto Bruxelles. Definita dalla stessa Donazzan una Babele. Io sono molto cristiana e ho avuto un'impressione, quella è una Babele di identità, di culture e di conflitti molto alti. Cercherò di fare in modo che l'interesse nazionale, che coincide esattamente con l'interesse del Veneto per me, sia valutato, sia considerato e sia difeso. A Bruxelles difenderò le imprese italiane, aggiunge. Io mi sono occupata su delega di Giorgia Meloni in questo caso dal 2019. Dal 2019 al 2023 a novembre del Dipartimento Nazionale, ero la responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi, materie che avevo trattato, ma materie domestiche, cioè che hanno a che fare con la nazione. Quando il partito mi ha chiesto di essere candidata mi ha affidato un nuovo Dipartimento, Imprese e Mondi Produttivi, per andare proprio a fare quello che ho detto, cioè difendere le imprese italiane. Cosa l'ha convinta a lasciare il Veneto per l'Europa? Che c'è un limite dei mandati per gli assessori e quindi purtroppo c'è una legge regionale che prevede la scadenza, no? Io ho già fatto 2 mandati, anzi in verità ne ho fatti 4 e quindi la prossima volta non potrei più farlo. Più che un addio, forse un arrivederci, visto che nel cuore conserva il sogno di candidarsi alle prossime elezioni a presidente di regione. Nessuna anticipazione invece su chi sarà il suo successore come assessore regionale Veneto. Io non posso, perché l'ho detto al mio presidente. Non posso perché è una espressione del mio partito, quella che verrà fatta. Nel pomeriggio, l'ultimo incarico di giunta e dalla mezzanotte odierna se ne riparla da Bruxelles. Oggi Ceramica Dolomite anche per problemi che sono esterni. Sappiamo benissimo che siamo in guerra, che abbiamo un problema di aumento delle materie prime e di mercati, perché sono rallentati, la Germania è più rallentata di tutte le altre. Ecco, oggi gestirò l'ennesimo tavolo legato a Ceramica Dolomite. Adesso cambiamo decisamente argomento, siamo in estate ed è uno dei grandi problemi del periodo estivo, l'abbandono degli animali. Allora, siamo stati al rifugio San Francesco, nella zona di Piazzola sul Brenta, dove la nostra Chiara Gaiani ha incontrato il direttore Giovanni Tonelotto. Allora sentiamo qual è il suo appello e cosa ci racconta proprio di questa piaga dell'abbandono degli animali durante il periodo estivo. Sentiamola. Con Giovanni Tonelotto, che è il direttore del rifugio San Francesco, ci troviamo a Presina di Piazzola sul Brenta. Questo rifugio esiste da 20 anni, siamo nel cuore, nel pieno dell'estate. Il problema degli animali abbandonati, in particolare dei cani e anche dei gatti, diventa esplosivo in questo periodo.
Senz'altro, intanto ringrazio la testata, dico che questa struttura è della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, una realtà che ha 100 sedi in Italia. Qui sono ospitati adesso 130 animali, ma nel corso di 20 anni ne sono arrivati ben 6.000. Notate, 6.000. E adesso, cifra ancora più sbalorditiva, il 90% di essi ha trovato una nuova adozione. Che cosa succede durante l'estate? Perché una persona, una famiglia che decide di accogliere un animale con le vacanze tante volte o lo abbandona per strada o proprio ve lo porta in questo momento? Allora, questo potremmo dire in maniera un po' ironica, è un monumento alla stupidità dell'uomo, il quale si prende cani di grossa taglia, ok? Magari anche che tendono a diventare mordaci se non li sai guidare. Un cane non è né buono né cattivo, te lo puoi educare come vuoi se sai farlo. Dopodiché, non ne potendo né più, vengono qui in ginocchio a dirci, ecco, ma guarda che morde anche. Cosa vuol dire? Che noi dobbiamo fare tutta un'azione di rieducazione che è costosa, ok? Per sperare di poterli adottare, perché qui vige la regola che per un cane che entra uno deve uscire. La matematica non è un'opinione neanche qui dentro. Quali sono le razze che creano più problemi e nei confronti delle quali una persona che decide di accoglierle all'interno della sua abitazione e della sua famiglia deve essere preparato, molto attento? Allora, nessun cane crea veri problemi se sappiamo darlo alla famiglia giusta. Tuttavia è chiaro che quelli di grossa portata, i Rottweiler, gli Amstaff, oggi ne arrivano soprattutto così. Ecco, l'ultima cosa, qui non li ospitate in modo diretto, ma l'emergenza che sta scoppiando in questo periodo è quella relativa all'abbandono dei gatti. La giornalista ha detto benissimo, oggi la nuova frontiera è costituita dai gatti, non fosse altro perché non c'è un gattile e non può esserci. L'unica operazione che dobbiamo fare seriamente contro il proliferare dei gatti è la sterilizzazione. Continuano a nascere troppi gatti e allora nascono problemi. Allora, queste sono le considerazioni del direttore del Rifugio San Francesco, quindi l'analisi e la problematica relativa soprattutto a questa novità dei gatti con la difficile soluzione, perché diceva non esistono gattili come esistono i canili, se ce ne sono sono pochi e comunque sono di difficile gestione. Siamo quasi in chiusura con il nostro Focus TG, vi ricordo che abbiamo iniziato vedendo la manifestazione davanti a Ca' Farsetti, una manifestazione apolitica, senza striscioni, senza cori, non rumorosa come quella di ieri che ha contestato Luigi Brugnaro all'apertura del ponte votivo, ma per chiedere ancora una volta le dimissioni, mentre il nostro Filippo Fois ci ha raccontato come dalle carte della procura emergono accuse sempre più pesanti nei confronti del sindaco, che resta comunque indagato, ha ricevuto, come sappiamo, l'avviso di garanzia. Per la procura c'era nel Comune di Venezia e c'è una illegittimità, un'atmosfera di illegittimità diffusa. Abbiamo raccontato anche i funerali di Massimo Feletto, il cinquantenne che è stato travolto e ucciso da un pirata della strada a Ormello, un pirata che è ancora in libertà, e poi la vicenda davvero incredibile del 75enne di Padova che, disturbato dagli schiamazzi di un gruppo di giovani che stava festeggiando una laurea a Padova, nella città universitaria per eccellenza, ha sparato loro dei colpi di fucile, fortunatamente da distante è riuscito soltanto a ferirli fortunatamente, ma è stato denunciato e poteva davvero essere una tragedia. Queste alcune delle notizie che vi abbiamo raccontato nel nostro Focus TG, che ora si chiude. Grazie per averci seguito, arrivederci.